17 maggio è la giornata mondiale contro l'ipertensione, un momento importante che viene promosso ogni anno dal World Hypertension League per comunicare in tutto il mondo l'importanza del controllo della pressione arteriosa. In questa giornata, soprattutto in questa giornata, medici, farmacisti, operatori sanitari di tutto il mondo cooperano con l'obiettivo di informare sull'importanza dell'ipertensione, della sua prevenzione, della sua individuazione, del suo trattamento. Noi ne parliamo di questi temi con un vero esperto, con il professor Claudio Ferri, ordinario in medicina interna presso l'Università dell'Aquila e past president della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa. Buongiorno professor Ferri. Buongiorno carissimo, buongiorno. Allora, senta, ci dice due parole di inquadramento su questa condizione di rischio e qualche dato epidemiologico innanzitutto, così capiamo i numeri e di conseguenza poi la loro importanza. Divulgativamente è estremamente semplice. Parliamo di ipertensione quando la pressione arteriosa eguaglia o supera nell'adulto il livello pari a 140 per la massima e 90 per la minima. Ovviamente avere una pressione che si avvicina a questa, anche se non eguaglia o supera, viene chiamato pressione normale alta e quindi costituisce un campanello d'allarme, perché quello che oggi è pressione ancora normale, se io non faccio nulla, domani diventerà franca ipertensione. Lei mi chiede giustamente l'epidemiologia italiana. Il 30% degli italiani adulti è iperteso, con purtroppo una prevalenza tutt'altro che trascurabile di ipertesi anche fra i bambini, gli adolescenti e l'età immediatamente post-adolescenziale, soprattutto in relazione, per quello che riguarda l'ipertensione arteriosa di tipo essenziale, all'obesità. E teniamo presente quel 30% della popolazione adulta che le dicevo va spalmato correttamente in base all'età, quindi saliamo molto più in alto se ci avviciniamo all'età mia, all'età sua, all'età di chi è più anzianotto e quindi ha più di 70 anni. In quel caso la prevalenza di ipertensione arteriosa supera nettamente il 50%. Senta professore, forse non tutti sanno che l'ipertensione arteriosa, soprattutto se viene mantenuta per un tempo prolungato, ha un effetto non solo sul cuore ma anche sui reni e sul cervello. Ecco, ci dà un po' un inquadramento di quelli che sono gli effetti sistemici, che poi sono quelli anche più pericolosi dell'ipertensione. Senz'altro, siamo tutti, anche noi medici, diciamola tutta, abituati a pensare che l'ipertensione arteriosa sia un fattore lesivo per le coronarie, e questo è assolutamente vero, ma dimentichiamo che l'ipertensione arteriosa è il primo determinante in assoluto, ampiamente superiore a tutti gli altri fattori di rischio, di scompenso cardiaco, è il primo determinante di ictus cerebri, vale a dire di quello che i pazienti chiamano il colpo apoplettico, su base ischemica, cioè d'improvviso non arriva più sangue, o su base emorragica, cioè l'eccesso di pressione induce la rottura di un'arteria di dimensioni più o meno ampie. Oltre a questo, l'ipertensione arteriosa lede tutte le arterie indistintamente, soprattutto quelle del cuore e del cervello, ma anche quelle che portano il sangue in tutto il corpo, e quindi anche quelle del rene. E l'ipertensione arteriosa in Italia è il secondo determinante, dopo il diabete, di nefropatia necessitante dialisi oppure un trapianto di rene, e lede i vasi, come diciamo noi medici, le arterie degli arti inferiori, quindi può dare problemi anche seri per quello che è l'irrorazione degli arti inferiori. Poi ci sono degli altri aspetti che vengono sovente dimenticati, ma che è bene ricordare. L'ipertensione arteriosa, danneggiando le arterie cerebrali, è, come si dice, dementigena, cioè può indurre nel lungo periodo una progressiva defiance delle funzioni cognitive e quindi purtroppo garantire una vecchiaia non di successo. E l'ipertensione arteriosa, per quello che riguarda i maschi, è un contributore rilevante di disturbi della sfera sessuale, sempre attraverso il meccanismo di danno che anticipavo, che si verifica a livello delle arterie anche nei distretti che riguardano la sfera genitale dell'uomo.
Senta, professore, passiamo al capitolo farmaci. Ecco, non possiamo entrare in dettaglio perché le classi di farmaci sono tante e quindi richiederebbe, diciamo così, troppo tempo e non è lo scopo di questa intervista, che invece vuol dare dei consigli generali, dei consigli pratici alle persone. Però voglio chiedere due cose. La prima è quando è opportuno, necessario iniziare una terapia farmacologica, quindi quando le misure comportamentali che lei ci ha detto non sono sufficienti. E secondo, il tema della cosiddetta inerzia terapeutica, quindi l'importanza che la terapia sia fin da subito quella migliore possibile per i pazienti, magari associando più principi attivi. Ecco un suo commento su queste due cose, professore. Molto semplice. Quando non riesco a normalizzare il mio livello di pressione arteriosa modificando lo stile di vita, oppure se da subito il mio livello di pressione arteriosa è molto alto, oppure non è molto alto, ma io ho patologie concomitanti, fattori di rischio addizionali, tali che la possibilità che mi venga un infarto cerebrale, un infarto miocardico, che si slatentizzi uno scompenso cardiaco, che compaiano altre problematiche elevate, in tutti questi casi è bene cominciare con fiducia i farmaci antipertensivi. In questo contesto esistono due immense problematiche che lei anticipava, di cui abbiamo conoscenza noi clinici assoluta. Da un lato una certa inerzia terapeutica, un pochino il paziente è riottoso ad aumentare il numero di principi attivi che assume, dall'altro il medico spesso si accontenta invece di portare la pressione molto al di sotto di quel 139-89 che è diciamo l'ultimo gradino della normalità. Quindi questo si chiama inerzia terapeutica che va abbandonata. Non è giusto essere aggressivi e quindi mandare in ipotensione un signore o una signora, non è nemmeno giusto però tollerare una pressione arteriosa che si avvicina alla normalità ma che non è normalità. Quindi laddove serva i farmaci antipertensivi devono essere più di uno. È sempre bene combinarli quando si deve crescere nella dose, perché chiaramente si minimizzano gli eventi avversi. Fortunatamente oggi, grazie alla ingegneria farmacologica prodotta dalle aziende farmaceutiche, abbiamo tanti prodotti che contengono in una sola compressa 2, 3 e un domani 4 principi attivi. Addirittura iniziamo ad avere delle compresse che contengono non solo i farmaci che curano la pressione arteriosa, ma anche quelli che curano, che so, l'elevazione del colesterolo, oppure riescono a fluidificare il sangue perché contengono l'acido acetilsalicilico, quella che si può dire in una trasmissione colloquiale, chiamiamo tutti aspirina. E questo accende il secondo problema, che è quello dell'aderenza. Il paziente spesso dimentica, sovente involontariamente, l'assunzione corretta delle compresse. È fondamentale invece che così non accada. E in questo, dicevo, possono aiutare sia i cosiddetti dispenser, cioè quei contenitori divisi per giornate, magari per ore, che il paziente può prepararsi, che so io, la domenica, in maniera tale da vedere nuovamente le application anche più banali che suonano. Sono le 10, devi prendere la seconda compressa per l'ipertensione arteriosa e poi focalizzarsi su orari precisi in maniera tale da cercare di non dimenticare mai l'assunzione delle compresse. In questo, ripeto, la possibilità di avere delle compresse che noi clinici chiamiamo di combinazione fissa, che in una singola somministrazione danno al paziente 2, 3, un domani 4 farmaci, è assolutamente idonea a migliorare il fenomeno della mancata aderenza, che come tutti ormai ben sappiamo è succube di 3 fondamentali elementi. Mi sono dimenticato involontariamente, ho avuto degli eventi avversi, non li riferisco al medico e quindi volontariamente non assumo compressa, 3, le compresse sono troppe e quindi se ne devo prendere 5, 6, immagini il tradizionale vecchietto in ottima salute di 80 anni che ogni giorno assume 6, 7, 8 compresse,
può capitare che un giorno le ricorda tutti, il giorno dopo sono tante e quindi ne ricorda 7 su 8, 6 su 8, 5 su 8. Questo non deve capitare. I dispenser, i preparati di combinazione fissa e leonardescamente allacciare l'assunzione a qualcosa di definito, la colazione, il pranzo, la cena, la passeggiata con il cane, sono un grande aiuto.